Buongiorno notizia. 9.32 a Buongiorno Notizie, il momento del nostro ospite. Quest'oggi accogliamo e salutiamo Mara Di Maura, attrice. Buongiorno, bentrovata. Buongiorno Antonio e buongiorno a tutti gli amici in ascolto. Mara Di Maura è fondatrice della Sala Teatro Ridotto a Catania. Una bella esperienza che ti ha portato fin qui. Allora, raccontaci di questo Teatro Ridotto. Perché questo nome intanto? Ridotto di nome e di fatto, si tratta di soltanto 36 posti, quindi comunque una piccolissima realtà, è piccola come naturalmente spazio, è un luogo che ha ereditato il suo nome da un altro teatro, mm-hmm. Appunto Teatro Ridotto, fondato e diretto da Calogero, da Franco Calogero, a cui intitolato tra l'altro. Intitolato, sì. Poi parleremo anche di Franco Calogero. Dove si trova il teatro? Il teatro si trova nel cuore di un quartiere molto popolare, che è il quartiere di Cibali a Catania, e quindi di fronte allo Stadio Massimino, un quartiere in via di recupero, quindi facile anche da raggiungere, da localizzare. Facile da raggiungere, sì, però un quartiere appunto in recupero, diciamo. E perché hai deciso di appropriarti tra virgolette di questo spazio e di farne un teatro? Tu hai un'esperienza di danza, hai studiato recitazione, quindi comunque ecco, sì, porti la tua arte a Catania. Certamente io sono di Catania, originaria, metà di Catania, metà di Augusta. Dopo la mia formazione, che è venuta a Roma, ho deciso di spendermi, diciamo, per la Sicilia, quindi tornare qui. Brava. In patria. E ho deciso di portare della cultura all'interno di un quartiere così difficile come appunto quello di Cibali, mm-hmm. un quartiere appunto in via di per certi aspetti anche in degrado, se vogliamo ancora, no? Da rivalutare, da portare avanti. Quindi anche perché è un quartiere popolare, quindi parla di storia e di tradizione, sì, catanese. Sì, sì. Quindi l'obiettivo sarebbe appunto quello di recuperare anche il quartiere, perché no? Certamente una piccola realtà teatrale da sola non può fare tutto, però tu è già un punto di partenza. Dal 2012, quindi 6 anni, si può tracciare un bilancio. Che risposte hai avuto dal tuo quartiere, da questo quartiere e dalla tua città? Allora, le risposte ci sono. Certamente un teatro di 36 posti inevitabilmente si presta come teatro, insomma, si presenta come teatro di nicchia, no? Certo. Anche perché i lavori che abbiamo proposto durante queste stagioni sono dei lavori fondamentalmente di ricerca. Teatro contemporaneo, abbiamo portato Jean Genet, abbiamo portato Ionesco in scena, perché no, abbiamo anche adattato, reso il più possibile attuali dei classici. Quest'anno sarà la volta di Medea, un altro classico di Luigi Pirandello, che debutterà proprio il 9 di novembre, che è appunto L'uomo dal fiore in bocca, riadattato comunque e proposto in una chiave registica un po' particolare. Spero di riuscirci, ecco. E poi c'è anche un'altra particolarità nel Teatro Ridotto, perché dicevamo prima, preparando questa intervista, hai coinvolto anche a tuo papà. Mio padre, sì. Che è il regista del tuo spettacolo. Sono io la regista. Mm-hmm. Lui è il protagonista dell'uomo ecco, dal fiore al contrario. Sì, sì, lui ha alle spalle qualche esperienza nel campo del cinema, della televisione, e con, vabbè, possiamo dirlo, Montalbano, certo. Insomma, ha fatto delle partecipazioni sulla Rai, e soprattutto l'ho coinvolto, diciamo, io nell'avventura teatrale. Quindi mi collabora molto, parecchio, nel È bello lavorare in famiglia oppure crea qualche problemi? Qualche problema? Qualche problemino c'è sempre, perché si ha anche una certa confidenza, no? Certo. Comunque tutte le tensioni si tende a scaricarli su. E invece la passione per il teatro, a te, per lo spettacolo in generale, come è nata? Com'è nata? È una passione molto antica. Avevo 11 anni e dinanzi alla lettura di Romeo e Giulietta rimasi folgorata, un classico, no? E da lì hai deciso? E da lì sì, ho deciso con molta determinazione. Devo dire che la caratteristica, che è un po' anche croce e delizia, che mi caratterizza, è proprio questo, la determinazione. Una cosa positiva, perché comunque ti fa andare avanti nonostante le grandi difficoltà che questo mestiere inevitabilmente comporta, no? Sacrifici, grande passione sono alla base, una preparazione tecnica costante, continua. Ricordiamo, è un lavoro di ricerca continua che ci accompagnerà per sempre. È un viaggio meraviglioso.
che di perfezionamento e di miglioramento continuo, come in tutti i mestieri. E noi con Mara Di Maura, attrice, fondatrice e curatrice della Sala Teatro Ridotto di Catania, restiamo in studio per parlare ancora di teatro, quindi restate all'ascolto. Buongiorno notizia. 9.51 in studio ancora con la nostra ospite Mara Di Maura, attrice, direttrice e artistica della Sala Teatro Ridotto, fondata nel 2012, sala intitolata Franco Calogero. Parlavamo della difficoltà di fare teatro, soprattutto appunto quello di nicchia. Qual è il problema maggiore che incontrate, che avete incontrato in questi anni? Beh, credo che il problema riguardi sicuramente tutte le realtà, piccole, medie, insomma, anche grosse. E anche altre professioni, altri mestieri, insomma, è molto generalizzata e diffusa la crisi, parliamo di crisi da tanti anni. E certo il settore della cultura, dello spettacolo, probabilmente risente forse anche molto più di tanti altri settori, e proprio perché magari appunto non è un bene di prima necessità, considerato un bene di prima necessità. Non dirò sicuramente delle cose nuove, magari delle ovvietà, però è così. Voi siete riusciti comunque a crearvi un pubblico affezionato? Noi abbiamo una piccola nicchia, sì, un piccolo circuito, e comunque in ogni caso cerchiamo di faticosamente, un po' come tutti, ripeto, di andare avanti. E naturalmente si tratta anche delle difficoltà di pagare le bollette, luce, acqua, ma questo comunque ci accomuna, ahimè, a tutti. Dicevamo intitolato a Franco Calogero. Sì. Franco Calogero, presentiamolo, perché è intitolato a lui? Franco Calogero è stato un regista teatrale che ha fondato appunto diversi teatri, non solo il Teatro Ridotto Eventi, ma tantissime altre realtà. E, per circa 30 anni si è speso, ecco, per questa città, e ha realizzato anche diverse, diciamo, tournée, e una su tutte, una Lisistrata con Oreste Lionello, ma parliamo di oltre 30 anni fa, e io non c'ero, cioè nel senso... Eri piccola. Ero molto piccola, però insomma mi è stato più volte raccontato e tutti lo conoscono, lo conoscevano. E quindi è un giusto tributo che hai voluto dare. Voglio precisare che è mio suocero, comunque il nonno dei miei figli. È giusto anche fare conoscere questo personaggio che ha dato tanto a Catania. È bello anche lo slogan, dicevamo, con il quale avete presentato la stagione: spazio al minimo, stagione al massimo. Sì, mi sembrava insomma uno slogan pubblicitario idoneo, ecco. Spazio al minimo, perché appunto 36 posti, ripetiamo, forse una delle più piccole, se non la più piccola realtà teatrale presente a Catania. Spazio al minimo, stagione al massimo, sì. Beh, la nostra stagione conta di alcuni titoli, insomma, non facciamo abbonamenti, assolutamente no. Insomma, andiamo in scena per insomma, i nostri affezionati, appunto, per i nostri soci. Realizziamo diversi spettacoli. Quest'anno appunto avremo un Uomo dal fiore in bocca di Pirandello, una Medea con sottotitolo particolare Across the Time, sarà appunto una Medea rivisitata con la mia regia. Insomma, molti dei nostri spettacoli partono dall'attività di ricerca che conduco con il mio nucleo, diciamo, classe, con i miei ragazzi, i miei allievi, facciamo appunto un lavoro attento il più possibile, perché fai anche laboratorio teatrale. Sì, sì, il laboratorio teatrale, e con loro insomma mettono in scena questi spettacoli. E tra poco ricorderemo anche i modi e i contatti per interagire con voi, ma voglio parlare di un altro appuntamento importante per te: il 25 novembre. Cosa ti dice? Raccontaci. 25 novembre è la giornata appunto dedicata alla lotta contro la violenza alle donne, e andrà in onda sulla RAI, è un film TV dal titolo I nostri figli, con Giorgio Pasotti e Vanessa Incontrata. Dici, ma cosa c'entri tu? sì, ho un piccolo ruolo all'interno di questo film. Quindi l'appuntamento che diamo ai nostri ascoltatori è quello di seguirti attraverso la RAI il 25 novembre, I nostri figli, con la regia di Andrea Porporati. E allora, in chiusura di questo appuntamento, appunto, abbiamo promesso dei contatti. Chi vuole conoscere meglio, oltre che l'attrice Mara Di Maura, anche la realtà che ha fondato, e cioè il suo Teatro Ridotto, cosa deve fare?
Può semplicemente seguirci sul nostro sito www.salaridotto.altervista.org, ma digitando Sala Ridotto Catania usciamo subito, ecco. Oppure maradimaura.it, che è il mio sito personale. Qual è il futuro del Teatro Ridotto? Si spera insomma di mettere in scena dei testi che possano comunque consentire soprattutto a chi viene di fare un'esperienza il più possibile non gradevole, ma un'esperienza di scambio emotivo, che è la cosa che mi preme di più, oltre che di riflessione. Questo è il tipo di teatro che mi interessa, insomma un teatro che diventi in qualche modo un'empatia totale, un momento di rito, un'empatia totale col pubblico, in una tradizione insomma molto lunga, insomma, che va da Antonino Artaud a Grotowski. In bocca al lupo, si dice così nel mondo teatrale. Si dice allora, viva il lupo! Viva il lupo! Adesso. E buon lavoro anche a Mara Di Maura, grazie per essere stata qui e averci presentato questa bella realtà, Sala Teatro Ridotto a Catania. Abbiamo ricordato la via, ma la ricordiamo ancora, via Strano 25, zona Cibali, quartiere storico di Catania, e quindi ti aspettiamo magari più in là per parlare di altre attività tue e di altri lavori. Grazie Antonio e grazie agli amici in ascolto. Noi proseguiamo con Buongiorno Notizia, tante notizie e approfondimenti. Restate con noi. Solo musica italiana.